Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Princess Castle. Io sono Fiona e oggi voglio parlarvi degli spectacles. No, non sono impazzita. Gli spectacles sono gli occhiali speciali occhiali da sole di Snapchat. Al loro interno integrano una mini fotocamera che registra video e ora sono pronta a dirvi come funzionano, soprattutto perché li ho usati per un bel po' di settimane e devo dire che mi sono innamorata, però non sono scevri da difetti. Scevri. Sigla. Eccoci qui, me li tolgo intanto, questi spectacles, gli occhiali, come dicevamo prima, di Snapchat. Non sono una novità nel mondo, perché negli Stati Uniti erano già usciti verso la fine del 2016 e solo adesso, da giugno, hanno invaso l'Italia, ma anche tutto il resto dell'Europa. Innanzitutto guardiamo il design di questi occhiali. Secondo me sono molto belli, sono molto robusti e devo dire che stanno bene proprio a tutti, anche Erika compresa. Non ho parole per dirti quello che sei. Quanto mi vuoi bene, lo so. Esattamente. Hanno un design standard, quindi li troverete solo e soltanto di questa forma. L'unica cosa che cambia è il colore, quindi sono color nero, un color... Corallo e ottanio, quindi il rossi. Il colore è ottanio. Blu, un blu azzurrino petrolio. Okay. Sono bellissimi comunque, però sono un po' importabili. Secondo me il colore più portabile tra tutti è proprio il nero. Sembrate un po' Ray Charles in varie occasioni, ma vabbè, potete anche mettervi lì a fare... così. Sei una brutta persona. Sulla parte destra contengono una fotocamera e sulla parte sinistra invece, come potete vedere, hanno dei LED che si illuminano in modo da segnalare alle persone che state registrando in quel preciso istante. Ma tanto nessuno sa che cosa sono, quindi vedono solo delle luci e non lo sanno comunque che state registrando. Vi domanderete come fa a contenere la tecnologia. È contenuta all'interno di questo cilindro che è un po' più spesso e vi colpirà qua la faccia in questo punto. Se avete una faccia molto larga, sappiate che non riuscirete ad indossarli, perché Stewie praticamente. Stewie, sì, perché vi toccano, diciamo, questa parte qua vicino alle tempie e toccheranno direttamente, ma non danno fastidio. L'altra cosa comodissima è la registrazione. Semplicemente premendo questo tasto, che è tra l'altro l'unico tasto presente sugli spectacles, inizierete a registrare dei video di 10 secondi. Se lo premete una seconda volta aggiungerà altri 10 secondi, arrivando a 20, e se lo premete la terza volta arriverete ad avere un video di un totale di 30 secondi. Il LED che state vedendo all'interno degli occhiali è un LED che vedrete proprio con la coda dell'occhio, che servirà per capire se state registrando in quel momento oppure no. Gli spectacles però non sono venduti così come li vedete, vengono venduti in questo modo. Innanzitutto hanno una custodia di cui vi parlerò dopo, e tale custodia è contenuta all'interno di questo tubo. Come suggeriva prima Erika, mentre voi non c'eravate, diceva che sembra quasi un tubo delle palline da tennis. Per quale motivo è fatto così? Noi li abbiamo comprati a Los Angeles, dove c'è proprio la sede di Snapchat a Venice Beach. Se non avete visto il video andate a vederlo, se no siete delle brutte persone e io non vi parlo più e vi caccio dal castello. In ogni caso ci sono due modi per poterseli aggiudicare, comprandoli ovviamente. Uno sono gli Snapbot, perché continuate a cadere, maledizione. Uno sono gli Snapbot, ovvero questi distributori automatici, che sono fatti con un occhione gigante. Dovete schiacciare semplicemente il tasto del colore corrispondente, inserire la carta di credito e uscire i soldi, e vengono sparaflesciati fuori. L'altro modo è acquistarli online per i più pigri e basta. Via tutto! Rompi tutto! Gli occhiali, come dicevo prima, sono venduti all'interno della loro custodia. La particolarità di questa custodia è che sono, oltre a custodirli, la custodia custodisce, giusto Erika? La custodia custodisce. Oltre a custodirli, possono ricaricare la batteria, perché al loro interno la custodia ha una batteria. Innanzitutto si collegano magneticamente attraverso questi pin. Infatti gli occhiali hanno dei pin collegati, così si illumineranno. In questo modo si stanno ricaricando. Per vedere qual è la carica della custodia basterà semplicemente premere questo tasto e vedrete che si illuminano
questi quattro leddini, vuol dire che la custodia è carica al 100%. Per caricare la custodia bisogna usare questo cavo che troverete in dotazione. Da una parte è un USB, dall'altra parte ha dei pin magnetici che si possono collegare direttamente alla custodia in questo modo, oppure direttamente agli occhiali da sole o agli spectacles, che dir si voglia, direttamente in questo modo. Ecco, diciamo che il pin magnetico non è proprio, cioè si stacca con una facilità assurda, quindi se li mettete in borsa e li volete caricare attraverso un power bank, sappiate che non rimarranno mai attaccati nella vita, perché il coso magnetico non è molto magnetico. Si è capito? Non avrei saputo dirlo meglio. Altra cosa di pregio assoluto che troverete all'interno della custodia. Sei pronta, Erika? Non so se sei pronta per vedere questa cosa. Zan 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 zan. La pecetta fatta a forma di fantasmino di Snapchat. Per l'appunto, Snapchat, abbiamo parlato troppo poco fino adesso di Snapchat, perché abbiamo detto che sono degli occhiali da sole che hanno la fotocamera, che riprendono, che sono facili da utilizzare, con un tasto iniziano a riprendere, e che hanno una bellissima custodia rigida che li ricarica. Ma che diavolo servono questi spectacles? Ecco, l'utilizzo non è proprio immediato, una volta che avete finito di registrare, ovviamente. Sono stati pensati per essere utilizzati solo e soltanto... Mi prude il naso. Sono stati pensati per essere utilizzati solo e soltanto attraverso l'app di Snapchat. Per poter registrare non avete bisogno di collegare gli occhiali allo smartphone, perché hanno una piccola memoria interna che contiene all'incirca 200 snap da 10 secondi. Il problema è che non riesce a registrarli tutti con una carica, perché io ho provato a fare un vlog di una giornata intera ad Amsterdam, andatelo a vedere, ce l'avete qua nell'info box, come dicono gli youtuber, dicono così. Dicono così, esattamente così. Grazie, mi sento una youtuberessa. Il problema è che si scaricano più o meno dopo una trentina di snap, quindi vi ritrovate con gli occhiali all'inizio della giornata con gli occhiali scarichi. Quello che facevo io era buttarli dentro qua, e perché non so, ero al chiuso, non mi servivano gli occhiali da sole, non dovevo riprendere niente, quindi li buttavo qua, 10 minuti, un quarto d'ora, li rindossavo, registravo quello che dovevo registrare, appena non c'era di nuovo il sole, tac, mettevo via tutto e andavo con Dios. Attraverso la ricarica della custodia potete andare avanti più o meno un weekend per intero, senza portarvi il cavo, perlomeno senza doverli ricaricare attraverso la corrente. Direi che ci sta. Ovviamente qui dentro non si poteva inserire una memoria molto più grande e una batteria più grande, perché come potete immaginare avrebbero dovuto creare... Non devo fare gesti inconsulti, no, ma li ho già fatti. No, c'erano degli altri modi per spiegare la stessa cosa. Vabbè, hai capito, no? Quindi niente, usateli con oculatezza, perché se no si scarica la batteria. Però una volta che avete capito come gestire il flusso degli snap da fare, siete più o meno a cavallo. L'altra cosa interessante è che una volta che vengono collegati a Snapchat, in automatico gli occhiali scaricano già subito tutti i file che contengono al loro interno. Però non li scaricano già nello smartphone, e neanche li caricano in automatico su Snapchat. È un po' difficile la roba, però li caricano direttamente sul cloud, e voi da quel cloud poi dovete comunque scaricarli sullo smartphone o su Snapchat. È tutto un po' complicato, però diciamo che questa è la parte più macchinosa e soprattutto frustrante dell'utilizzo degli spectacles. La cosa che io preferisco solitamente è finire la giornata e poi esportare tutto il file, perché gli spectacles cosa fanno? Possono esportare un file intero di tutta la giornata che avete fatto. Il formato è uno, ma la differenza sta nella visualizzazione. Il formato è uno vuol dire che è tondo, circolare, dalle dimensioni di 800x800, o perlomeno quando lo esportate fuori da Snapchat. All'interno di Snapchat potete girare lo smartphone nella direzione che volete per vedere il video nella sua interezza. I file possono avere due diverse risoluzioni: HD se scaricate su Snapchat, cioè 1080x1080, invece se le esportate per utilizzarle da qualsiasi altra parte, avrete un file da 800x800. Adesso io riprendo un piccolo video, così vi faccio vedere com'è il formato del file. Dall'altra parte,
oltre alla camera vedete Erika che saluta, vedete due ombrellini e una Carlotta da qualche parte che è la mia makeup artist. In questo momento vedete un file da 800x800 con un fastidiosissimo bordo bianco, perché ovviamente questo è l'unico modo in cui può essere esportato. Per ovviare questo problema ovviamente potete creare un mascherino, ma dovete avere delle nozioni abbastanza avanzate di Photoshop. Parliamo ora della qualità audio e video. Secondo me è molto molto buona. La qualità video si comporta benissimo quando siete alla luce del sole o comunque in ambienti ben illuminati. Inizia a soffrire un pochino ovviamente quando vi trovate, che ne so, a una festa di sera, al crepuscolo, quindi iniziano un po' a soffrire e si lamentano anche: ah, non mi sento bene. Scusa. Per quanto riguarda invece l'audio, se siete voi a raccontare ciò che sta accadendo, l'audio è davvero davvero ottimo. Invece se state parlando con qualcuno, quel qualcuno, se non alza bene la voce, probabilmente si sentirà un po' pochino. Però devo dire che in linea generale la qualità sia audio che video è molto molto buona. Per concludere questo video però vi dico quali sono, in sintesi perché vi ho rimbambiti di parole, i pro e i contro di questi spectacle di Snapchat. Innanzitutto il design secondo me è fighissimo, i materiali sono molto buoni e nonostante abbiano un unico diciamo stile, stanno bene a tutti e volevo ricordarvi che stanno bene anche a Erika. Zia, farai una fine terribile, io te lo dico, eh. Secondo tra i pro è la facilità di utilizzo. Basta che schiacciate un tasto, è l'unico tasto che c'è, e tranquillamente iniziate subito a registrare e non dovete fare nient'altro. Spectacles rispettano anche la privacy più o meno, perché hanno il famoso tondino che si illumina quando state registrando. Peccato che non tutti sappiano che cosa accade con questo tondino, quindi potranno dire delle cose compromettenti contro di loro. Inoltre non necessitano di nessun tipo di conoscenza fotografica, perché in poche parole è come se stessero su un cavalletto. Il cavalletto è umano e siete voi, e quello che state guardando è esattamente quello che state inquadrando, quindi facilissimi. Anche la nonna, fateglieli provare alla nonna. Tra i pro c'è anche la qualità fotografica, che è, come dicevamo prima, molto buona. Altra cosa, la batteria. Ovviamente se utilizzata in combo con la custodia potete arrivare a raggiungere quasi un weekend intero. Passiamo ora alle note dolenti. Ta 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 ta. Richards. Sì. Non è mai venuto così bene come questa volta, Ecco, se siete ciecati come me, vabbè, io però gli occhiali li uso quando mi ricordo, se portate gli occhiali da vista sappiate che non potete metterli uno sopra l'altro perché diventa un delirio, soprattutto perché sono molto stretti in questa parte e non riuscirete mai nella vita a portarli insieme. Ecco, se avete studiato o trovato qualche soluzione fantasiosa di design, così fatemelo sapere perché sono molto curiosa. Ecco, se avete un buon ottico potete anche cercare di far cambiare le lenti e mettere delle lenti graduali. Non so quanti miliardi di euro potrebbe costarvi, ma tentare non costa nulla. Tra no, le costa, lenti, cioè, probabilmente costa un sacco qui. Uno dei controcontrissimo che ho trovato è il fatto che non si possono fare foto, ma solo e soltanto video. Ma perché? Mi domando io. Altra cosa, di notte la qualità è un po' così così, però ce ne faremo una ragione. Non so se metterlo tra i contro questo, però a mio avviso è un contro, essendo stati pensati solo ed esclusivamente per Snapchat, quello è il loro ambiente naturale. Ovviamente se condividete i video su altri social, come per esempio Facebook, tenete conto che avrete quel bruttissimo e fastidiosissimo quadrato bianco intorno, quindi pensateci bene prima di acquistarli. Va bene, questo video termina qui, spero che vi sia piaciuto, io mi sono innamorata totalmente di questi spectacles, li uso anche per andare in giro, qualcuno mi prende anche un po' in giro, ma a me che me frega, mi prendono in giro per un sacco di altre cose, penso che gli spectacles, Erika da dietro fa così, dice già hai ragione, va bene, qualsiasi domanda abbiate su questo prodotto fatecela sapere, fateci sapere cosa le domande, vabbè. Hai dimenticato una cosa? Cosa? Quanto costano? Ah sì, questi spectacles costano 149 euro, se capitate negli Stati Uniti risparmiate una decina, quindicina di euro, quindi vabbè, più o meno. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando iscrivetevi al canale perché vi vogliamo un sacco bene. Guardate altri video, fate quello che volete, pagate l'affitto e ciao. Così, tristissimo. Che tristezza. Thank you.